Nel cinema secondo Hitchcock, il regista francese François Truffaut gli chiede se il suo film Rebecca segua fedelmente il romanzo di Daphne du Maurier dal quale è tratto. Troppo, risponde sconsolato. Selznick, il mio produttore, che aveva appena realizzato Via col vento, era convinto che le persone che avessero letto il libro si sarebbero piuttosto arrabbiate nel vederlo cambiato sullo schermo. «Conosce la storia delle due capre a Hollywood?» chiese Hitchcock. «In un deposito nel retro di uno studio ci sono due capre intente a mangiare la pellicola di un film tratto da un bestseller. Una alza la testa e dice all'altra: "Sarà, ma io preferisco il libro". Questo aneddoto scherzoso rivela una verità fondamentale. C'è una grande differenza tra scrivere un testo che sarà letto e uno che sarà visto. L'adattamento cinematografico è una sfida affascinante tra fedeltà e innovazione. In questo corso partiremo dall'analisi di un racconto per trarne un soggetto e una sceneggiatura di 10 minuti. Impareremo a sviluppare personaggi convincenti e a creare dialoghi efficaci. Approfondiremo le tecniche di struttura narrativa e a come mantenere l'integrità dell'opera. Io sono Tiziana Masucci e vi aspetto a Parole alle immagini, l'adattamento cinematografico, il nuovo corso Classify della Scuola Holden.